Sembra non sia successo niente in paese dopo i tragici fatti di ieri, quando Calogero Costa, titolare della pizzeria Patos a Borgo Ticino, ha coltellato il figlio Giuseppe, di soli 9 anni, tentando poi il suicidio. Questa è via Valle, dove abita Costa. Sembra tranquilla, ma a casa sua le macchie di sangue sono ancora ben visibili. È qui infatti che l'uomo ha coltellato il figlio, il cane, e poi ha tentato di togliersi la vita. Anche nella scuola di Giuseppe, la JF Kennedy di Borgo Ticino, sembra un giorno come un altro, anche se le maestre non vogliono lasciare dichiarazioni. Chiusa, come era prevedibile, la pizzeria Patos nella zona industriale del paese. Secondo alcune voci, l'attività non andava bene e potrebbe essere stata una delle cause del gesto di pazzia dell'uomo.